Io stavo affacciato qua al ponte quando a un certo punto ho visto che ci stavano due cervi. Due cervetti ci stavano. Due cervi? Vivi? No, mi sa che erano morti. Ma abbiamo qui ora una testa molto importante, una signora che probabilmente ha assistito a tutta la scena. Signora, può venire un attimo, per cortesia? Niente, io questa mattina sono passata per Ponte Sisto verso le 7:15, 8. Probabilmente dopo che quei due signori avevano parlato con quel bel giovanotto di prima. E io ho captato che uno dei due diceva all'altro: Walter, mi sento tanto stanco. Poi sono andata via, perché io sono dovuto andare dall'altra parte del Ponte Sisto. Là c'ho una bella figlia. Bella figlia. Quanti anni mi dà lei? Quanti anni le do? Ma io non saprei. Comunque abbiamo un altro test molto importante. Lo può lasciar passare, grazie. Può venire un attimo, sia gentile. Io vengo, basta però che non mettete a verbale quello che vi dico. Basta che non mettete a verbale quello che vi dico. Chiede, io questa mattina sono arrivato a Ponte Sisto, sono arrivato dal fuori italico con la macchina mia. Tra parentesi, dal fuori italico a Ponte Sisto, quanto sai quando ci ho messo? Lo sai quando ci ho messo? Un'ora. Un'ora, ai 7 di mattina. E poi, ai 7 di mattina. E poi il traffico così. E dicono poi che c'è crisi. Ma dove sta sta crisi? Dove sta? Roba da pazzi. Come lo so? Roba che tu fanno a mangiare la pizza la sera. Mica te puoi mettere a sedere. Mica te puoi mettere seduta. La gente è così. La gente, ma io infatti ci posso piangere. Dica che c'è crisi, dove sta crisi? Io non lo so. Comunque sia, mentre io stamattina camminavo sul ponte, a un certo punto ho visto quei due anziani signori. Sì. L'ho visti. Probabilmente dopo che non ho parlato con qua la signora, con quel giovanotto di prima. E io ho captato, mi raccomando non metta per parlare perché voglio per guai, mi raccomando. Ho captato che uno dei due diceva all'altro. Dice, questo come che lei dicono bene quei due tronchi d'albero con cui staci vicino. Io così ho captato, non metta per parlare comunque, facciamo. Certo, può essere per sicuro, non mettiamo niente verbale. Ma abbiamo un altro. Scusa, non so due tronchi d'albero con i stracci, so due cervi. Affacciati! Ma se affacci li vedi, mica sto a scherzare. Pare che non siano due tronchi d'albero, ma due cervi. Guarda, se... amico mio, c'ha ragione, guarda, quelli sono cervi, affacciati. Fallo contento, no? Sì, certo, sono due cervi, quasi sicuramente. Ma vediamo il commissario Pironi della mobile. Commissario, forse lei può fare luce su questo fatto. Noi questa mattina siamo giunti verso le 8:15, o 9:30, così, con la squadra mobile. E immediatamente abbiamo individuato i corpi dei due anziani signori, che prima certamente sembra che soffrissero di esaurimento nervoso. Li abbiamo immediatamente ripescati, tirandoli su con delle cinghie e delle corde. Adesso le teniamo ferme, aspettiamo il magistrato competente per poterle portare nella banchina. A questo proposito, però, mi sia consentito voler ringraziare il maresciallo Grande della Polizia Fluviale, che è stato così cortese per la collaborazione che ci ha ripreso per portare le sue salve al Tevere. La ringrazio tante cose. Ci può dire che cosa c'era scritto su questi foglietti? Mi dispiace, non posso dire niente. Tutto quanto il carattere dell'istruttore, se mai domani mattina lei stesso potrà leggere dai giornali, il magistrato competente che dà l'autorizzazione. Tante care cose. Grazie, arrivederci. Non abbiamo nessuna notizia nuova e importante, però forse c'è una signora che ha visto che cosa c'era scritto su questi biglietti. Vero, signora? Io, nonostante stessi senza occhiali, ho ancora una buona vista. E io ho potuto leggere che sul biglietto c'era scritto: pregate per noi. Molto importante, pare che sul biglietto fosse scritto pregate per noi. Non era scritto pregate per noi, era scritto pagate per noi. Te lo giuro, non sto a scherzare. Non era scritto pregate, era scritto pagate. Guarda, era scritto pagate per noi, guarda, amico mio, c'era ragione. Pare proprio che fosse scritto pagate. Pagate per noi e non pregate per noi. Oh, se mi consentite, anch'io stavo senza occhiali, ma ringraziando il Dio c'ho ancora una buona vista. E vi posso dire che sul biglietto c'era scritto paghiamo per voi. Anch'io c'ho una sul buona sul biglietto vista. C'era scritto paghiamo, pregate. Scusa. Posso dire una cosa? Non c'era scritto, c'era scritto pagate per noi! C'era scritto pagate per noi. Pagate per noi. Vuoi fare una cortesia? Ti puoi affacciare? Ci stanno due cervi. Non sto a scherzare, ci stanno due cervi! Ma quella è roba avanti, non ci può credere, guarda che è assurdo proprio! È allucinante, ci stanno due cervi! Ma sono tre i cervi.